Cerco sempre di fare gli esempi concreti. La nuova pontina e la cisterna Valmontone, che costano 2 miliardi di euro, di questi 2 miliardi di euro la parte pubblica saranno 800 milioni, perché il resto sarà reperito attraverso una gara di project financing, quindi al capitale privato. Ebbene, significa che noi in 3 anni, non con l'investimento a lungo termine, ma potremmo con i fondi propri pagare questo. Vabbè, pensiamo che tutti gli investimenti di cui parliamo, fondo di rotazione, misure varie e così via, non riescono a raggiungere questa cifra che paghiamo per... Ora, è chiaro che questa è una situazione che c'è purtroppo in Italia, perché abbiamo avuto fasi in cui non sempre complessivamente anche la classe politica è stata all'altezza della situazione, o perlomeno c'erano fasi in cui si poteva scaricare il debito, no? Poi dopo ci penserà qualcuno, non c'erano certi parametri, vabbè, è stato come è stato, però oggi la situazione è questa. Io non la vedo neppure così drammatica, penso che forse per la prima volta, però, avendo poche risorse, dobbiamo decidere non di utilizzarle senza criteri, ma le dobbiamo utilizzare finalizzandole rispetto ad alcuni obiettivi principali. E gli obiettivi principali mi pare che siano innanzitutto quello di garantire, in un momento come questo, alle piccole e medie imprese, agli artigiani, la possibilità di non rimanere strozzati da una spirale perversa che si crea, perché poi in questo momento abbiamo una difficoltà di accesso al credito, nel momento in cui casomai il pubblico paga più tardi per le sue difficoltà, e quindi quello che c'ha a che fare col pubblico ci avrebbe bisogno maggiormente di avere una liquidità per la gestione ordinaria dell'impresa. Quello che deve fare gli investimenti e che non può farli perché abbiamo tutte le difficoltà di cui abbiamo parlato. La crisi, che poi diventa una spirale, perché poi ci girano meno soldi e così via. Allora noi dobbiamo cercare di rompere questo e dare un contributo in alcune direzioni. Una, abbiamo detto, è quella della possibilità, appunto, di sostenere i processi di ammodernamento, di ristrutturazione, di riqualificazione delle aziende, delle piccole imprese, delle imprese artigianali. E qui sono state dette le misure, queste misure previste da questo bando, ma anche altre misure che in questa direzione saranno a disposizione già dall'inizio del prossimo anno. Una seconda è questa in direzione dell'occupazione, questa questione del sostegno all'apprendistato, che, come dire, che troppo è stato svalutato in Italia. Questa questione dell'apprendistato, c'è stata una svalutazione anche culturale di questo istituto, che è uno dei più grandi errori che è stato commesso, perché, come dire, è una delle poche forme invece di accesso al mestiere, come dire, a una professionalità non teorica, ma che è costruita dentro l'attività concreta. E poi il lavoro, in questo senso più il fondo di rotazione potrà favorire questo, per investimenti più significativi, ma anche per permettere, come dire, tra virgolette, ristrutturazioni del debito delle imprese. Ristrutturazioni del debito delle imprese a condizioni più vantaggiose di quella che è l'attuale situazione, in virtù che è determinata da tutti i processi di cui siamo a conoscenza. Quindi, come dire, in questa direzione vogliamo investire, stiamo cercando di investire. Ora ci sono misure specifiche come questo, bando legato all'artigianato, ma ci sono anche altre misure che non sono specificamente rivolte agli artigiani, che però sono rivolte anche agli artigiani, e su questo anche, come dire, bisogna lavorare. Io credo che noi dobbiamo aprire un confronto, e questo è un lavoro che possono e debbono fare innanzitutto le associazioni, ma gli enti locali stessi, che devono, come dire, attrezzarsi per dare, come dire, informazioni, risposte, possibilità di
conoscenza agli operatori. Perché purtroppo io devo dire che dalla provincia di Latina mediamente arrivano poche domande ai bandi. Poche domande ai bandi, mediamente. È chiaro che se arrivano poche domande abbiamo anche meno possibilità poi di avere accesso ai fondi, se non altro per il calcolo della probabilità su quello che si ha. Certe volte facciamo certe discussioni polemiche anche tra i partiti e così via, se arrivano soldi o non soldi alla provincia di Latina, poi il problema è che spesso però arrivano, o quando anche sono a disposizione, non c'è una progettualità e un lavoro per averli. Allora noi dobbiamo recuperare questo gap. E quindi fare quello che dicevo all'inizio, dobbiamo sollecitare gli operatori a starci, a partecipare, e dobbiamo noi in primo luogo però stare al servizio degli operatori con un'azione di informazione, di discussione, di approfondimento. Questo è un po' il senso di questi incontri che stiamo conducendo, e quindi ecco, io vi ringrazio il consorzio che ci ospita, che è già, come dire, un esempio di impegno, perché, come dire, questa struttura adesso deve essere completata e così via, ma insomma questa struttura è stata rimessa nelle condizioni di essere un impianto produttivo serio, di imprese serie che possono produrre sviluppo. Quindi ringrazio loro, ringrazio voi. Ecco, abbiamo anche messo dei riferimenti per qualsiasi chiarimento, informazione, siamo sempre a vostra disposizione, così come noi stessi ci faremo carico di informarvi, di dare ulteriori comunicazioni rispetto alle prossime iniziative che la Regione intraprenderà, ma anche iniziative che non saranno intraprese direttamente dalla Regione, ma su cui riteniamo utile un confronto, perché penso che di questo ci sia bisogno. Io credo che oggi sulle spalle vostre e sulle spalle nostre come amministratori che devono sostenere questo processo sta una grande responsabilità, sta quella appunto di cercare di tenere botta in un momento difficile come questo sul piano dell'economia, di prepararci, di innovarci, anche perché, come dire, alla ripresa che spero, come dire, avvenga prima possibile del clima economico generale, ci possiamo trovare con imprese rafforzate, adeguate e capaci quindi sempre più di competere. Quindi di nuovo grazie, speriamo di rincontrarci presto per nuove discussioni e speriamo che l'iniziativa possa essere stata utile per tutti voi. Non potevamo non approfittare di questa occasione anche per chiamare davanti alle nostre telecamere, cari amici telespettatori di Teleobiettivo, il presidente di un'iniziativa benemerita, il Consorzio Tecnart, il presidente appunto Roberto Cotterli, dove a lui chiediamo, quando la gente ci si mette con la voglia, con la passione, con la professionalità, riesce a realizzare qualcosa. Beh, direi proprio di sì, diciamo, i locali che ci ospitano quest'oggi sono proprio esempio di quanto tu dici, in quanto è una delle poche iniziative di recupero di siti industriali che purtroppo ad Aprilia ce ne sono a iosa, e grazie all'impegno di inizialmente 26 artigiani, poi ridotti per problemi di spazio e di una storia lunga che ci vorrebbe veramente un libro a descriverla, di 9 attività artigianali che si sono rimboccate le maniche e hanno fatto praticamente quello che nel nord viene fatto quasi tutti i giorni, ma qui da noi un po' di meno. Hanno fatto gioco di squadra, abbiamo fatto un consorzio e siamo riusciti a recuperare questa struttura che oggi riesce a esprimersi al meglio e a abbellire anche un po' la nostra città, perché purtroppo molto spesso è abbruttita da questi esempi di decadenza industriale e non sono molto belle da vedere. È chiaro che le cose non nascono come i funghi per caso, e questo è un lavoro, come hai detto precedentemente tu, un lavoro di squadra, in anni di lavoro.
E quindi quando l'impegno e la buona volontà della gente e soprattutto le capacità professionali degli artigiani si mettono insieme, possono realizzare qualcosa di concreto e non parlare semplicemente in politica.